niente inclementi, piove, ma c'è la possibilità che cambi. Ecco, vediamo i giocatori della Juventus. Pasquale, come stai? So che avevi dei problemi fisicamente. I soliti problemi, male al piede, però è una battaglia, quindi bisogna dare tutto. Grande e nutrita rappresentanza di tifosi juventini qui a sorreggervi. È uno spettacolo per tutti i tifosi juventini, speriamo di dare una soddisfazione. Senti, se tu in questo momento dovessi scommettere sulla Juventus, lo faresti? Te l'ho detto ieri, alla grande. Cosa dovete fare per non incorrere negli errori di Torino? Correre come loro, stare più attenti e speriamo bene, ecco, al campo pesante. Ciao, in bocca al lupo. Benissimo, come avete visto, grande ottimismo nelle file bianconere. Io restituisco la linea a Bruno Lunghi e a Roberto Bettega. Bene, grazie Nicola. Dunque le squadre stanno facendo il loro ingresso a centrocampo, procedendo con passo in verità non molto spedito. Vedete questa bellissima immagine con palloncini purtroppo bianco e rossi, purtroppo perché ricordano i colori del Colonia, che vengono liberati al cielo. Dicevo, piove a dirotto, situazione del terreno di gioco che ci è stata raccontata, anche se purtroppo sommariamente, da Pasquale Bruno. Brevemente le formazioni, con la Juventus che schiera Tacconi, Napoli, De Agostini, Galia, Bruno, Bonetti, Aleinikov, Barros, Casiraghi, Alessio e Schillaci. Per quanto riguarda la panchina della Juventus, panchina che vi verrà proposta tra poco in sovraimpressione, ricordiamo che è composta da Bonaiuti, Brio, Avallone, Zavarov e Michele Serena. È doveroso anche citare il nome di battesimo di questo giocatore omonimo del giocatore dell'Inter. La Juventus dunque, come si può vedere, che schiera una formazione che deve fare a meno dello squalificato Marocchi e degli acciaccati Fortunato e Tricella. In più manca anche Zavarov, che è relegato in panchina, Zavarov che è alle prese con problemi personali decisamente gravi. Ecco, per quanto riguarda questa squadra, Roberto, è una squadra ovviamente che potrebbe ripetere quanto ha fatto di buono anche nelle precedenti trasferte europee, visto che lo schema, l'ossatura non cambia di granché. Sì, è una squadra impostata. Intanto vediamo la formazione del Colonia, penso che sia giusto privilegiare questo. Bene, dicevo, Ilkner, Gilken, Gertz, Giske, Steiner, Greiner, Hassler, Rudi, Sturm, Jansen, Ordenevis. Dicevo prima, tre solo variazioni rispetto alla formazione dell'andata: non ci sono Igl, Dressen e Litbarski, che è squalificato, ci sono al loro posto Giske, Steiner e Ordenevis. Ah, dicevo prima della Juventus, è una squadra molto, molto compatta, compattata dietro nella metà campo, che poi si affida a questa banda di velocisti davanti, che sono Schillaci e Barros in prima, e ha la potenza, la forza, il coraggio anche di Casiraghi. È una squadra quindi votata a essere pericolosa, anche perché l'unica maniera per tenere un po' lontani questa gente è proprio renderli dei grossi pericoli. Dunque Müngersdorfer di Colonia, gli ordini dell'arbitro Zoran Petrovic, jugoslavo, colui che diresse qualche settimana fa la sfida di Coppa delle Coppe tra Grasshoppers e Sampdoria. Dicevo, Müngersdorfer di Colonia va in scena il secondo capitolo di questa triplice sfida italo-tedesca dopo il buon lavoro effettuato dalla Fiorentina. Vediamo cosa saprà fare una Juventus che è pur forte del vantaggio, un vantaggio che è poi scemato strada facendo nella gara di andata. Comunque è sempre un vantaggio di un gol nei confronti della formazione del Colonia. In azione Dario Bonetti, mentre vedete che molti palloncini sono rimasti sul terreno di gioco, creando una situazione un pochino strana per noi che siamo qui a commentare una partita di calcio, con circa 6-7 palloni che ora vengono opportunamente schiacciati con una pedata dai giocatori in campo. Piove a dirotto, è una situazione ambientale, una situazione climatica, una situazione che potrebbe anche cambiare nel corso della gara, già che proprio nelle ultime ore abbiamo assistito a diversi cambiamenti. Comunque vediamo subito di entrare in cronaca e di indovinare un pochino quelli che saranno gli accorgimenti tattici apportati dalle due formazioni. C'è nel frattempo un intervento di De Agostini, una palla poi catturata da Galia attaccato da Rudi, e poi è Bonetti che deve giocare con una fasciatura al polso sinistro, un polso fratturato, che ha rilanciato il pallone nella metà campo avversaria. Intervento di Gertz, la palla è per Ordenevic che tenta il dribbling ai danni di Napoli. Buon lavoro del difensore della Juventus, e palla che termina in fallo laterale con rimessa in gioco per la formazione di Dino Zoff, che penso anche per motivi scaramantici si affida ancora una volta alla maglia gialla.
Ma sai, giallo-blu sono i colori poi della città di Torino e penso che vogliano portare buono in quel senso, ma intanto la Juve mi pare disposta come si pensava, un marcatore centrale, Bruno, Napoli sulla fascia destra, De Agostini a sinistra e poi questo schieramento di centrocampo con Alessio, Galia, Aleinikov e Barros che fanno proprio, devono fare da diga e devono tenere il più corto possibile la squadra. E vediamo che cosa saprà fare questo Colonia, il cui allenatore Christoph Daum ha detto ieri che non sbilancerà più di tanto nel corso della prima parte della gara, ma che invece dovrà ovviamente eseguire una gara d'assalto, una Laufensturm come l'ha definita lui, nel secondo tempo. Ecco, questo è lo schema, ovviamente è il disegno tattico che vorrebbe vedere poi tradotto sul terreno di gioco dai suoi giocatori da parte del tecnico Christoph Daum, 36 anni, il tecnico più rampante, così viene definito nella Bundesliga. Ed ecco Tacconi che sta per rilanciare quando la gara è iniziata da 2 minuti, risultato di 0-0, palla lunga a cercare la testa di Casiraghi che termina a terra, forse toccato anche fallosamente, un po' in difficoltà il giocatore Giske, Andreas Giske, giocatore norvegese, pedinato da De Agostini, la palla termina in fallo laterale, l'ultimo tocco è del giocatore italiano, di qui la rimessa in gioco per la formazione del Colonia. Colonia, ricordiamolo, che è al secondo posto della classifica della Bundesliga, a 4 punti dal Bayern di Monaco. Colonia che ha praticamente al sicuro la partecipazione alla Coppa UEFA per la prossima stagione, un Colonia che sempre secondo le parole del suo tecnico vorrebbe arrivare finalmente a vincere qualcosa. Ricordiamo che approdò alla finale nel 1986 della Coppa UEFA il Colonia contro il Real Madrid, ma venne battuto sonoramente a Madrid 5-1 e poi riuscì nella gara di ritorno che si giocò a Berlino a vincere per 2-0, ma ovviamente per la differenza reti la Coppa se la giudicò il Real. In azione ancora la squadra di casa con Olav Janssen, poi Steiner ha lanciato lungo, palla che è stata guadagnata con un prezioso 1-2 da Totò Schillaci che viene inseguito fallosamente da Greiner, interviene Zoran Petrovic, il direttore di gara, che assegna il calcio di punizione alla formazione della Juve, mentre vedete inquadrato Frank Greiner, giocatore di 23 anni, e rivediamo anche l'intervento falloso di questo poderoso centrocampista. De Agostini, Casiraghi, l'intervento è di Giske, ancora una volta l'arbitro assegna il calcio di punizione alla formazione italiana, mentre pensiamo sentirete nitidamente lo speaker dello stadio che anche in lingua italiana invita i tifosi a non lanciare mortaretti, bengala e cose di questo genere. Calcio di punizione battuto da De Agostini, palla che attraversa l'area di rigore, svetta bene Casiraghi, poi c'è stato un intervento di Steiner, una palla recuperata da Ordenevic che prova il calcio lungo a cercare Sturm, ma in netto anticipo è Bonetti, mentre vedete che un po' di sole fa capolino sul terreno di gioco. Situazione climatica, dicevo prima, che era suscettibile di variazioni, in effetti la prima variazione l'abbiamo già verificata in questo momento. E vi ricordiamo anche che nel corso della gara ci saranno delle brevi interruzioni pubblicitarie, ma attenzione, la partita vi verrà proposta interamente per nella sua interezza nei suoi 90 minuti. Beh, intanto c'è da vedere questo Colonia che sta studiando proprio, sta rispecchiando gli intendimenti del suo allenatore, non mi pare che voglia essere troppo aggressivo. Tra l'altro c'è questa marcatura di Ginse su Casiraghi che secondo me può dare dei risultati favorevoli alla Juve, mi sembra abbastanza legato nei movimenti e non all'altezza di competere di te nel gioco aereo con l'attaccante juventino. Ed ora Aleinikov pressato, a buon gioco questa volta il pressing del Colonia, ma poi vedete ci mette una pezza Gigi De Agostini che scaglia il pallone lontano in fallo laterale, mentre vedete la rappresentanza societaria della Juventus, è riconoscibile anche un giocatore, vale a dire Giancarlo Marocchi, che è squalificato in questa partita. Steiner, palla lanciata lunga in direzione di Ordenevic, Alessio, Rui Barros, colpo di testa di Napoli a cercare Totò Schillaci, ancora Totò Schillaci, buono il disimpegno del giocatore col pallone. Galia, ancora Galia, si fa rubare la palla da Olaf Janssen, contrattacco del Colonia, attenzione, cerca di recuperare Aleinikov,
ancora in azione il Colonia con questa azione insistita, palla che era stata portata da Frank Greiner. Ancora una volta un disimpegno errato, la palla riconquistata dai giocatori di casa. Steiner che ha scambiato con Estler che tocca il suo primo pallone, da questi a Steiner ancora, tenta il dribbling l'anziano della compagnia e guadagna il primo calcio d'angolo. Dicevo l'anziano perché ha 33 anni, Paul Steiner. Ma mi sembra subito che Colonia denunci quell'assenza di Litbaschi che dicevamo, quando sviluppa il gioco è portato anche lui a rispecchiare molto uno standard delle squadre tedesche, grossi palloni, grandi calcioni verso le punte offensive, proprio manca quella fantasia, quell'uomo che riceve la palla in posta. Ed ecco il primo calcio d'angolo della partita che viene battuto da Thomas Sessler, palla che attraversa l'area di rigore, la respinta di Agostini, poi ancora Esler alle prese con Barros, il cross, un grappolo di uomini, ancora Steiner sul pallone, palla toccata sulla sinistra, c'è un cross di Rudi, un colpo di testa ancora di De Agostini, uno stop di Schillaci, è stupendo l'aggancio di Schillaci, guardate il tunnel, ancora Schillaci che poi cerca di far proseguire l'azione, comunque una caparbia ma anche elegante azione da parte di Totò Schillaci. Beh, ha fatto una grandissima cosa con molta serenità e lucidità, anche lo rivediamo, lo vediamo subire il fallo, aveva solo peccato una volta, vediamo che anche un piccolo gesto di rabbia, una volta svicolatosi dal primo dribbling venuto fuori di cercare questo contropiede, cercando di alzando la testa di guardare il compagno meglio piazzato proprio per sfruttare questo contropiede. C'è stato ora il retropassaggio da parte di Dario Bonetti verso Tacconi. Dicevo prima, proprio in apertura, che la Juventus ha vinto tutte le gare fin qui giocate in trasferta in Coppa UEFA senza mai subire una rete. Viceversa, il Colonia ha sempre vinto le gare casalinghe. Mentre vediamo questa azione di Esler con palla toccata in direzione di Olaf Janssen, c'è un intervento corretto da parte di Gigi De Agostini, l'arbitro va a rimproverarlo verbalmente, c'è un calcio di punizione ovviamente per il Colonia, mentre rivediamo l'azione. Sì, sicuramente è stato molto bravo il giocatore del Colonia a rubare il tempo, intanto vediamo questo giocatore va al cross. Svetta molto bene Napoli, palla ancora per Olaf Janssen, è buono anche l'intervento di Rui Barros, probabilmente la rimessa in gioco doveva essere assegnata alla Juventus perché c'era stato un lieve rimpallo sulle gambe di Janssen, comunque si lascia proseguire. Ancora un fallo laterale per l'intervento di Galia, mentre vedete che c'è un giocatore a terra, giocatore della Colonia, e palla che poi termina in fallo laterale, non si perfeziona lo scambio tra il numero 10 Janssen e il numero 8 Rudi, mentre il giocatore a terra dovrebbe essere il norvegese Giske, che si sta facendo medicare. Rimessa in gioco nel frattempo per la Juventus con De Agostini, Casiraghi di testa, Barros, attaccato falosamente Schillaci e poi l'intervento di Alenikov. Partita che si sta giocando su ritmi abbastanza elevati, rimessa in gioco per il futuro juventino Thomas Esler. C'è un intervento falloso ma involontario di De Agostini, che aveva ovviamente cercato il pallone e ha poi trovato i piedi del giocatore Rudi. Si è rischiato un pochettino perché era il secondo fallo, questo molto meno cattivo, direi che quasi quasi non c'è stato il contatto, sicuramente l'intervento falloso, rischiava appunto un pochettino l'ammonizione essendo il secondo fallo simile in pochi attimi. Dicevo prima che il Colonia ha sempre vinto in casa, la Juventus ha sempre vinto in trasferta ed ora c'è un calcio di punizione per la formazione di casa che viene affidato a Thomas Sessler, mentre anche Frank Ordenevitz è pronto a battere. In effetti è quest'ultimo che va al tiro, parata di Tacconi su un tiro che osiamo definire un tantino velenoso ma non difficile. Sì, non troppo difficile perché era sul primo palo e quindi era impossibile per qualsiasi attaccante avversario, cioè del Colonia, arrivare magari in scivolata e cercare di spingere la palla, e quindi direi che come tiro era abbastanza facile per Tacconi. Intanto vediamo che questo difensore sarà costretto, come lo è stato in questa occasione, a fare tantissimi falli su Casiraghi, difatti sull'arrivo della palla spinge sempre prima, sposta sempre l'attaccante. Ed ecco ancora Casiraghi, vedete in effetti c'è stata la spallata o forse la manata di Giske, l'arbitro comunque ha detto che è tutto regolare, vediamo inquadrato proprio il giocatore norvegese Anders Giske, 30 anni, e si riprende con un calcio di rinvio, mentre
una parte ora del terreno di gioco. Attenzione che c'è un errore di Steiner e la Juventus con Casiraghi non riesce ad approfittare di questa ghiotta opportunità causata dal rientrante libero. Sì, è un'ingenuità enorme, mastodontica, che poteva costargli carissimo. Vedete che non si è accorto dell'uomo e poi non so che cosa voglia chiamare. Fortuna sua, riesce a porci rimedio con questa puntata, però era un'occasione veramente propizia. Dunque una ghiotta opportunità per la Juventus causata dal libero capitano Steiner, mentre vediamo ora Bonetti, l'intervento è di Greiner e palla che termina in fallo laterale. Dicevo che una porzione di campo verticalmente alla sinistra del portiere tedesco, alla destra di Tacconi, vediamo nel frattempo questo cross sbagliato di Schillaci. Dicevo, è coperta dal sole, una parte è soleggiata del terreno di gioco e anche tutta la tribuna al di là, di fronte alla nostra postazione, è una tribuna soleggiata e auguriamoci che la situazione atmosferica vada avanti di questo passo. Ricordiamo che è stato registrato il tutto esaurito, il record incasso per questa partita, circa 3 miliardi e 300 milioni e ovviamente diritti televisivi compresi, e la rappresentanza dei tifosi juventini si gira sulle 6-7 mila unità, mentre abbiamo visto un grande numero di Thomas Hester che poi va al cross e la Juventus riesce bene a chiudergli la strada con un raddoppio di marcatura eseguito da De Agostini e Galia. Vediamo nel frattempo che Galia guadagna una rimessa laterale, forse sperava in un calcio di punizione, vediamo, sì, in effetti è proprio così. Mi era parso che l'arbitro non volesse concedere questo calcio di punizione ed ecco appunto i tifosi, li avete visti. C'era un'incompressione, perché giusto, perché o era rimessa laterale per il Colonia o fallo per la Juventus. Infatti il guardalinea ha sbandierato per la Juventus, cioè, ma indicando il fallo, cosa che Petrovic non aveva capito tutto subito. De Agostini ancora. È Barros che ha ricevuto da Schillaci, mentre ribadiamo che la marcatura su Schillaci è di Gilken, mentre invece Gischke gioca su Casiraghi. Ancora dalla fascia destra cerca di attaccare, di sfondare il Colonia con questa azione di Hester. Ancora Gigi De Agostini, calcia lungo, colpo di testa ancora una volta di Casiraghi in anticipo, anzi il colpo di testa di Casiraghi per cercare Gilken, poi ancora Gilken che era in anticipo, in una posizione avvantaggiata e vantaggiosa nei confronti di Schillaci. Gischke, Steiner, ancora i due che si passano ripetutamente il pallone. Grande movimento nella metà campo juventina, Rudi di testa e poi palla che incoccia sulle gambe di Goertz, rimessa in gioco che vedremo tra pochi istanti. Ed ecco che abbiamo visto questa rimessa in gioco, Rui Barros, Napoli, palla per Casiraghi che cerca Schillaci che non riesce ad agganciare il pallone. Ah, buon gioco la difesa della Colonia. Hessler servito dal portiere Ilgner, ancora Hessler, Rudi. È qua che si ferma a Colonia, quando la palla è in questa, da queste parti non ha assolutamente chance. Quando un giocatore prende l'iniziativa lo prende senza troppa convinzione, e proprio l'assenza di un giocatore di esperienza, di classe, di fantasia, di un lead basket si sta facendo sentire pesantissimamente per loro, mi pare. Calcio di punizione affidato a Rudi, al polacco Rudi. Hessler, ancora Hessler, si chiude la difesa juventina, non riesce Hessler a servire Janssen e poi vedete Alenikov che viene inseguito ancora dallo stesso Hessler scatenato, e c'è comunque un calcio di punizione, mentre vedete Thomas Hessler che sta riprendendo la sua posizione sulla fascia destra del campo. Bonetti che va a cercare Casiraghi, trova invece Gischke, questi è Greiner, il lancio è lungo, il colpo di testa è di Bruno, ancora Gischke, un colpo di testa ancora di De Agostini,
Janssen, poi Hessler. Una diga efficace quella della Juventus a centrocampo, proprio nelle dichiarazioni dello stesso tecnico Daum, ecco, l'allenatore si aspettava di trovarsi in una situazione tattica di questo genere. Sì, sicuro, ma anche se io, cioè, non voglio dare così, beh, posso dargli perché tanto non mi sente, ma l'unica cosa che tenterei di fare è di portare Hessler in mezzo, perché mi sembra l'unico che con la palla in piedi ha il coraggio di tentare qualcosa. Depisterei insomma sulla fascia con qualche suo compagno. Vediamo ancora un tentativo del Colonia, un mezzo errore di Alenikov, poi riesce a recuperare il sovietico della Juventus, che viene poi attaccato dal polacco Rudi. Calcio di punizione, mentre vedete proprio Alenikov in primo piano, Sergei Alenikov. Giocatore che non è ancora andato a segno in questa edizione della Coppa UEFA, diciamo che non è motivo di demerito, già che si può anche non segnare, ma l'abbiamo detto forse per ricordare anche che la Juventus ha saputo realizzare ben 17 gol in questa edizione della Coppa UEFA fino a questo punto, subendone 8. Viceversa il Colonia ne ha segnati 15 e subendone 7, diciamo che sono su livelli quasi simili le due formazioni. Dicevo prima che il Colonia si è comportato molto bene in casa, battendo il Plastica Nitra per 4-1, lo Spartak Mosca per 3-1, lo Stella Rossa per 3-0, l'Anversa per 2-0, mentre la Juventus ha vinto tutte le gare in trasferta segnando 5 gol e non subendone alcuno. Calcio di punizione nel frattempo battuto da Alessio, la palla che è stata respinta in un primo momento da Gilken, poi da Hessler, mentre Alenikov, che si era sostituito a Bonetti nel ruolo di libero, ha anticipato Sturm. Ancora una volta vedete la tribuna VIP, riconoscibile dunque, dicevo, dirigenti juventini, ancora Giancarlo Marocchi e ancora il rilancio di Tacconi, colpo di testa è di Armin Goertz, Napoli, palla molto lunga, vediamo Schillaci alle prese con Steiner, un disimpegno un pochino goffo questo della Colonia, comunque a buon gioco la difesa tedesca, mentre il rilancio è stato effettuato da Bodo Ilgner, che ha poi scambiato con Steiner, da questi a Rudi, Giske. Azioni molto ripetitive queste del Colonia. Vedete che i giocatori del Colonia cercano di verticalizzare, ma non ha problemi la difesa juventina, mentre vediamo inquadrato Dino Zoff, che non lascia trasparire alcuna particolare emozione, se non vado errato. Ma penso che stia osservando serenamente l'incontro, mi pare che la Juve sia disposta molto bene, stia contenendo con discreta facilità le nemmeno folate offensive dei tedeschi, che non stanno veramente nemmeno spingendo molto. Ancora Hessler, che viene chiamato spesso e volentieri in causa dai suoi compagni. Hessler arriva al tiro, attenzione alla cannonata di Hessler, applausi del pubblico, ma il tiro era completamente sbagliato, anche se ovviamente vale la pena di rivedere questa conclusione del piccoletto del Colonia. Ma la sua forza o la sua qualità è proprio perché uno che non è che sai sempre dove va, ti punta a volte all'esterno, a volte all'interno, sa andare alla conclusione con tutti e due i piedi, come ha dimostrato in questa occasione col sinistro. Ecco perché è proprio l'unico che può dare dei sostanziali problemi. In azione Bruno, che ha anticipato il giocatore Sturm. Giske, e questi a Gilchen, Andreas Gilchen, Steiner. Una retroguardia sicuramente macchinosa quella del Colonia quando deve fare gioco. Non hanno molta fantasia, poi non osano aprire il gioco, le punte sono quanto mai fisse, sono quanto mai statiche. Adesso Ordonevez è riuscito a conquistare questa palla e a trovare un fallo, mi sembra abbastanza regalato, ma proprio non hanno assolutamente uno schema diverso di questo, di tentare di liberare un difensore per lanciare poi le punte. E direi che i tifosi juventini, adesso inquadrati abbastanza sereni e tranquilli anche loro, stanno rappresentando un attimino l'incontro.
Calcio di punizione dunque per il Colonia, risultato che è sempre di 0-0 quando siamo al 19° minuto. Ed ora vediamo Christoph Daum, il 36enne tecnico, il tecnico rampante della Bundesliga, un tecnico che si avvale del computer e di una videoteca fornitissima per rivedere, mentre rivediamo questo calcio di punizione altissimo, per rivedere i giocatori che gli interessano e gli avversari da affrontare. Il tentativo di Esle proprio non è stato molto fruttuoso, buon per la Juventus, mi pare che abbia avuto anche un po' da ridire con il suo compagno in quanto il tocco non è stato come lui desiderava, del resto la distanza era ragguardevole, pensare di realizzare da lì ci voleva veramente un gran tiro. 20 minuti del primo tempo, sempre 0-0 tra Colonia e Juventus. In azione Alessio, che guadagna un calcio di punizione, un risultato che ovviamente va benissimo alla Juventus, ma al di là del risultato va benissimo quanto si è visto fino a questo momento sul rettangolo di gioco. Ancora Schillaci in dribbling, cerca lo scambio, ancora Schillaci, palla messa in area, vedete Steiner che senza troppi complimenti spedisce il pallone in calcio d'angolo procurando il secondo corner della partita, calcio d'angolo che vedremo tra pochi secondi. Calcio d'angolo per la Juventus, il secondo della partita, batte Alessio, stacca o perlomeno cerca di staccare Bonetti, ha avuto la meglio Steiner e poi c'è l'intervento di De Agostini nei confronti di Rudi che è finito addosso l'allenatore Christoph Daum. Dicevo prima, circa 7.000 tifosi della Juventus arrivati dall'Italia, ma sono anche numerosi gli italiani che vivono a Colonia e sono sugli spalti ovviamente ad incoraggiare la formazione bianconera arrivata con grande merito alla semifinale di questa competizione. Un colpo di testa di Aleinikov, una palla lavorata da Napoli dopo un tocco di Alessio, un colpo di testa di Gischke, Rudi, Napoli, Gilkin alle prese con Casiraghi, imbattibile veramente nel gioco aereo il giovane Pierluigi Casiraghi. Steiner prova a verticalizzare cercando Sturm, alle prese con Bonetti, ancora il centrattacco che ha tentato di liberarsi, forse la palla l'aveva toccata lui per ultimo, comunque rimessa in gioco ancora una volta a favore del Colonia per questa azione caparbia di Ralf Sturm. C'è addirittura un errore dalla rimessa laterale, riesce ad approfittarne, vedete Steiner, nonostante il disperato tentativo di Schillaci. Jansen, Olaf Jansen, ecco Esler alle prese con De Agostini, buono il lavoro difensivo di De Agostini che sicuramente in questa partita Roberto dovrà limitare un pochino le sue proiezioni in attacco, mentre c'è un ottimo lavoro di Esler, il cross, il colpo di testa di Aleniko che vedete per non saperne leggere né scrivere spedisce il pallone in calcio d'angolo. Beh, sicuramente Esler è l'avversario più impegnativo per tanti motivi, per fantasia, per classe. Direi che anche questo tocco filtrante per il compagno al cross è stato molto bello, molto intelligente. Ed è Ordenevic che si appresta a battere il secondo corner della partita per la formazione di casa del Colonia. Palla calciata bassa, ha rinviato De Agostini e poi non è riuscito ad addomesticare il pallone Greiner. Si ripartirà ovviamente con una rimessa in gioco per la Juventus. Risultato di 0-0 quando siamo al 24° minuto del primo tempo. Ribadiamo ancora per quei pochi che non lo sapessero che la Juventus ha ottenuto all'andata un risultato di 3-2, per cui lo 0-0 va benissimo, ma non deve assolutamente perdere con un gol di scarto, salvo che sia questo un risultato di 4-3. Non sembra che la partita lasci prevedere un risultato di tal portata, perché veramente i portieri fino adesso ha tolto una parata di tacconi su quel tiro basso su punizione di Ordonevic, non sono mai stati impegnati e direi che proprio il Colonia ridimostra adesso che ha atteso più che aggredito i suoi limiti, proprio perché non ha la fantasia per scardinare un centrocampo, una difesa abbastanza chiusa. Dopo un fallo invocato da Ordonevic ma non concesso dall'arbitro Petrovic, si è ripreso il gioco con una rimessa laterale. Si gioca, vedete, in spazi molto stretti nella tre quarti campo,
un errore del Colonia, una palla ben conquistata da Totò Schillaci, il ritorno è di Sturm, e vedete con quale goffaggine si mette a calciare Steiner, e poi ancora la Juventus che torna in possesso di palla con Casiraghi e poi Napoli. C'è anche il campo che probabilmente rende disagevole alcuni controlli, però in effetti degli errori di disimpegno proprio elementari sono, non dovrebbero vedersi a questi livelli anche in una semifinale di Coppa UEFA appunto. Hessler, questi a Gilchen e poi Janssen, Olaf Janssen, Ordenevic, un giocatore che è stato tenuto spesso e volentieri in naftalina durante questa stagione, giocatore che era stato prelevato dal Werder Bremen all'inizio di questa stagione, da lui si attendevano veramente tanto, non solo il tecnico ma tutti i sostenitori del Colonia. Nel frattempo c'è un intervento falloso di Goertz, mentre vedete che si alza, si scompone per un attimo, se è lecito usare questo verbo, Dino Zoffo. No, mi pare da come si è seduto però che non fosse tanto scomposto, ma direi che la partita non gli sta offrendo troppe emozioni, anche quelle emozioni che di solito sono micidiali, direi che è molto tranquilla. Hessler, mentre cerca di verticalizzare Janssen che sta per entrare in area, situazione che sul nascere sembrava pericolosa, ci ha messo una pezza Bonetti e poi Galia, il rilancio sbagliato e poi va al tiro con il destro Armin Goertz, un giocatore che è un mancino naturale, si è visto il risultato. Ma si è visto da come è arrivato sulla palla in maniera completamente scomposta, si è capito lontano un miglio che non è il suo piede, è arrivato col corpo indietro, sbilanciato, la gamba di fuori. Direi che ben vengano sempre questi tentativi con così poche intenzioni o cattive intenzioni soprattutto. Ricordiamo che la Juventus non arriva ad una finale di Coppa dal 1985, quando riuscì a raggiungere la finale di Coppa dei Campioni, che poi vinse per 1-0 contro il Liverpool nella tragica serata dell'Islay. Per quanto riguarda invece, dicevo poc'anzi, il Colonia, la sua ultima finale risale, e la sua unica finale risale al 1986, quando venne battuto nella doppia finale UEFA dal Real Madrid. Attenzione a Rui Barros, ancora lui, palla che gli è stata messa in fallo laterale da Goertz e rimessa in gioco per la formazione di Dino Zoff, effettuata da Alessio, che ha scambiato con Totò Schillaci, un malinteso, capita anche nelle migliori famiglie. Palla che termina in fallo laterale, sempre 0-0 risultato quando siamo al 27esimo del primo tempo. Steiner si lascia attaccare da Casiraghi, poi tocca ad Hessler. Hessler dimostra di saperci fare nonostante che l'attacco gli venga portato da tre giocatori, veramente bravo Hessler. Ed ora è Steiner che prova il cross, palla ben servita questa volta a Sturm, attaccato, raddoppiano bene la marcatura Bonetti e Bruno, in qualche modo Sturm calcia, ma vedete che era una situazione di precario equilibrio, palla che termina direttamente oltre la linea di fondo. È la seconda volta che Sturm, anche qua prima sulla fascia laterale, cerca sempre di andare via dalla parte chiusa. A questo punto deve solo o cercare il rimpallo per ottenere il corner o venire via verso il centro e cercare un appoggio indietro o di crossare di sinistra. Invece si vede che ha un binario segnato, cerca sempre di andare via sul destro con scarsi risultati. Ancora una volta la splendida elevazione di Gigi Casiraghi. Rui Barros commette fallo, non è d'accordo con il direttore di gara. Ecco, vedete Rui Barros, autore del primo gol nella gara d'andata. Armin Goertz scambia bene Ordenevic con Sturm e poi il Bonetti che era riuscito ad interrompere l'azione, e poi la conclusione alta questa volta da parte di Olaf Janssen, ed è un tiro che possiamo anche definire pericoloso, comunque alto sopra la traversa. Sì, però ha calciato da fermo praticamente, non ha avuto molto slancio, ha tenuto sì giù abbastanza il corpo, però ha colpito sotto, io credo che tacconi molto avanti tra l'altro, quindi chiudeva lo spazio, avrebbe, se non fosse veramente stato l'incrocio dei pali, neutralizzato il tiro. Ennesimo fallo intanto dello stopper del Colonia, che appena sta per arrivare la palla spinge Casiraghi per cercare di contrastarlo. C'è una calcio di punizione dunque per la Juventus che viene affidato a Gigi De Agostini, mentre ci avviciniamo alla mezz'ora, sempre 0-0 risultato. Batte forte De Agostini, cerca la testa di Casiraghi, ha trovato quella di Steiner. Ordenevic, palla che termina in fallo laterale dopo l'intervento di Napoli, mentre i tifosi della Juventus stanno improvvisando una ola, una onda sugli spalti.
e mentre l'azione riparte con Rudi, che ha ricevuto da Steiner, ancora Rudi, non c'è molto affiatamento, ecco, tra, o perlomeno è quanto traspare, tra i giocatori del Colonia. Sembra si affidino più alle improvvisazioni che a schemi provati, nonostante Daum ieri abbia fatto sostenere un allenamento di circa un'ora e mezza, porte rigorosamente chiuse, forse per dare una ripulita, una ripassatina a questi schemi che in effetti non vengono messi in pratica. Ma forse l'ha provato gli schemi per non subire gol, ma non mi pare molto per farli. Intanto c'è fuori gioco, ha sbandierato il guardaline. Se si prosegue l'azione. Il guardaline era con la bandiera alzata, vediamo, è rimasto per 5-10 secondi con la bandiera alzata, poi ha deciso di metterla giù. Vedete che va a protestare Ordonovic. Rimessa in gioco dunque, si riparte come se nulla fosse accaduto. Anche noi ci siamo ovviamente arenati, ci siamo bloccati vedendo i guardalini con la bandiera alzata, e invece l'azione sarebbe stata completamente regolare. Ancora Casiraghi. Ancora Casiraghi prova il tiro, ribatte Gischke, parte centralmente Ester, accelera, ancora Ester inseguito, vedete, da Galia, e poi Galia commette un fallo che gli costa l'ammonizione. E intanto Bonetti e il centravanti stanno bisticciando, ma direi che il pericolo per la Juventus è che l'intelligenza di Ester lo porta a giocare in mezzo, cioè essere più chiamato in gioco. Intanto abbiamo rivisto il fallo, direi più intenzionale che cattivo, proprio perché non poteva permettere, vedete che c'è un tocco dietro sui piedi che fanno inciampare l'avversario. Però il nostro guaio è se Esler si va in mezzo e comincia a inventare gioco. Bene, dunque c'è un calcio di punizione per il Colonia, mentre abbiamo controllato, dunque Galia non figura tra i cattivi, tra coloro che hanno già rimediato un cartellino giallo, che sono Schillaci, Bonetti, D'Agostini, Alenikov e Bruno, per cui non ci sono problemi di eventuali squalifiche future. Ed ecco nel frattempo il calcio di punizione battuto, poi il colpo di testa di Napoli e un calcio d'angolo per il Colonia che vedremo tra pochi istanti. E il terzo corner per il Colonia sul risultato di 0-0 quando siamo al 32esimo del primo tempo. È bravo Casiraghi ad allontanare il pallone dalla mischia, poi Esler, ancora Esler, attaccato, riesce a perfezionare un buon pallone, va al cross però malamente, o la Fiansene, diciamo, che potrebbe essere anche colpa del terreno, ma talvolta può essere colpa anche dei piedi. Ma no, ma non ho capito bene come ha voluto andare a calciare questa palla, di collo esterno da questa parte voleva dire tirare in porta, di solito bisogna tirare di collo interno per fare uscire la palla dalla traiettoria del portiere, proprio per non permettergli di uscire, per l'attaccante che va incontro a colpire con ancora più potenza. Ha rinviato Tacconi, Schillaci, ottima la sua elevazione, Esler, autore fino a questo momento di una prova positiva, ancora Esler, l'intervento di Galia c'era parso regolare, non di questo avviso il direttore di gara. Ralf Sturm sta per battere il calcio di punizione, mentre avete rivisto se in effetti c'è stato un impatto anche con le gambe, poi si è trovato il pallone tra i piedi di Galia. Forse aveva ragione l'arbitro. Comunque si va avanti con Gischke, servito da Esler, palla per Gilken. Gilken per Ordenevic, forse c'è fallo, se in effetti l'arbitro interviene per punire l'azione di Napoli. Calcio di punizione per il Colonia quando siamo giunti al 33esimo minuto del primo tempo, quando il risultato è di 0-0, mentre vedete che Napoli cerca di portare le sue spiegazioni al direttore di gara. Sì, gli ha detto che si è buttato. È chiaro che su una palla così, non potendo più andare sull'anticipo, il difensore deve stare attento proprio a non fare fallo, lasciarlo con le spalle girate e rifarlo giocare indietro, perché calcio di punizione, anche se in diagonale, diventa sempre un'arma pericolosa. Da questo punto di vista gli schemi potrebbero anche servire. E vediamo che cosa accade su questo calcio di punizione che il Colonia sta confezionando con una combinazione che vede protagonista ancora Esler, palla che è stata deviata, opportuna dunque la respinta di Napoli, e Steiner che cerca di arrivare sul pallone, Gischke, ancora Gischke, intervento di Bonetti è provvidenziale, palla che comunque viene mantenuta in gioco da Janssen, Olaf Janssen che va al cross ed è un cross dalle parti di Tacconi, fortunatamente, perché c'era Ordenevic liberissimo. Sì, Napoli era venuto da questa parte a pressare anche lui, trascurando Ordenevic, e questa palla non è calciata di esterno che va verso la porta, lo vedrete comparire adesso,
Cordone Vizera completamente solo, molto bravo comunque Tacconi a venire fuori fin sul disco del rigore. C'è stato dunque un tentativo nel frattempo da parte della Juventus con l'uscita di Bodo Ilgner, mentre Ester, forse sentendo i tuoi suggerimenti Roberto, è andato a spostarsi centralmente. E mentre vediamo questa azione con palla per Sturm, ancora una volta Sturm cerca di ripetere l'azione di poc'anzi, sempre in situazione di difficoltà, di equilibrio precario, non ce l'ha fatta a mettere la palla in mezzo. Insiste, va sempre sul destro verso la linea di fondo, non può più crossare quasi quando avrebbe tutto o molto più spazio dalla parte opposta. Ma io spero che Esler non vada dietro ai miei consigli, non posso dire che potrebbe essere una mossa importante, ma sicuramente più pericolosa per la Juve. Ordenevic sta per effettuare questa rimessa in gioco al 35esimo minuto, l'intervento di Casiraghi, diciamo che si rivela un intervento favorevole al Colonia, che aveva sbagliato questa rimessa in gioco, mentre ancora Ordenevic che va al cross Bonetti, respinge bene Ghischè e poi la palla per Di Agostini che scambia con Casiraghi, parte il contropiede della Juventus, Casiraghi alle prese con Estler, che riesce in qualche modo a togliere il pallone dai piedi. C'è da dire che questo Ester sicuramente si sta rivelando non solo un giocatore di stazza notevole, ma un giocatore, uno dei migliori in campo, forse il migliore in questa partita. No, sicuramente il migliore, perché è quello che sta cercando di creare in ogni senso su ambo i fronti, ed è un giocatore poi con una grossa vitalità, che occupa una fascia di campo, uno spazio veramente enorme, e l'assenza di Littbaschi, proprio che è l'alternativa nella loro spinta offensiva, è proprio quella che manca a questo Colonia. I minuti di gara sono diventati 37 nel corso di questo primo tempo, sempre 0-0 tra Colonia e Juventus. Qualcuno aveva detto che alle squadre italiane impegnate nelle partite di Coppa sarebbero stati sufficienti altrettanti 0-0 per guadagnare la finale. Fino a questo momento abbiamo assistito ad uno 0-0 tenuto dalla Fiorentina e ad un primo tempo che sta proponendo un risultato di 0-0. Ecco, fermiamoci qui, non azzardiamo delle previsioni, ripetiamo soltanto quanto è stato detto. Ghischè, ecco Rudy inseguito da Rui Barros, ancora Rudy che forse si porta la palla in fallo laterale, mentre Ester era riuscito forse a saltare Bonetti grazie anche ad un tocco, ad una leggerissima deviazione. 38 minuti di gara, sempre 0-0, dicevo prima, del bilancio delle due formazioni. Il Colonia in Coppa 5 vittorie, 2 sconfitte, 2 pareggi, la Juventus 8 vittorie ed una sconfitta, quella ottenuta in casa con l'Amburga, qualificazione praticamente già realizzata. I gol, dicevo, 15-7 per il Colonia, cioè 15 gol fatti a 7 subiti, la Juventus risponde con un 17 fatti e 8 subiti. Mentre avete assistito a questa stucchevole situazione a centrocampo con palloni battuti e poi respinti sempre di testa, ed ora finalmente il pallone è stato scagliato in tribuna. C'era molta paura da entrambe le parti di mettere giù questa palla e giocare, non ci si voleva assumere grosse responsabilità, dice ributtiamola più avanti che il pericolo è minore. Direi che quello che ne patisce è soltanto la qualità del gioco, del divertimento per gli spettatori. È messo in gioco per la Juventus Schillaci, Goertz e poi a buon gioco la statura, la stazza di Steiner nei confronti di Rui Barros, mentre c'è questa deviazione di Galia, è praticamente un passaggio involontario al portiere, ma si era venuto a trovare in buona posizione Roberto Galia, giocatore che ha spesso messo la sua firma a gol importanti anche nelle competizioni europee, quest'anno ha fatto 2 gol in Coppa. Gilken, poi Greiner che ha toccato per Steiner, l'avanzata di Steiner, cerca Sturm, l'uscita di Tacconi, uscita senza problema di Tacconi, mentre vedete Zoff che subito invita i difensori o perlomeno tutti i giocatori a portarsi verso la linea mediana del campo. Sì, loro cosa stanno cercando di turbare o come? E mandando Steiner, veramente facendo il libero davanti quando sono in possesso di palla, o meglio il centrocampista in più. E avete visto che questo lungagnone, andiamo, questa iniziativa bella, per fortuna conclusa in modo
molto meno interessante, ma direi che sta facendo il libero davanti, cioè entrando nel gioco volendo imporre una superiorità per liberare un qualcuno che fino adesso però non è riuscito. E dunque la conclusione era stata effettuata da Greiner, buona la sua accelerazione, per fortuna non altrettanto buona la conclusione, e si riparte con un calcio di rinvio quando mancano 5 minuti al termine del primo tempo. Possiamo soltanto ricordarvi che nel corso di questa prima frazione di gara il Colonia ha battuto 3 calci d'angolo, la Juventus ne ha battuti 2, di azioni degne di essere segnalate una conclusione di Ordenevic al decimo e poi un pasticcio di Steiner che aveva quasi regalato a Casiraghi la palla gol al 12° minuto. Ancora proprio Casiraghi in azione, ha cercato di scambiare con Rui Barros. Rui Barros ha le prese con Rudi, mantiene molto bene, o perlomeno inizialmente mantiene molto bene il possesso di palla, e poi il calcio di punizione che gli viene accordato dal direttore di gara Zoran Petrovic, ingegnere jugoslavo di 38 anni. Non è sicuramente una partita facile, c'è molta compressione, molti raddoppi, il campo, la palla è abbastanza scivolosa. E quindi non è semplice giocare, anche perché le squadre tatticamente non vogliono veramente regalare nulla. Si riparte con un rinvio dopo la finta, avete visto, da parte del giocatore Stein, una finta che aveva preso in controtempo anche Gischke, ma non c'era nessuno dei giocatori della Juventus in grado di poter usufruire di questo traversone. Ed è Ilgner che ha rilanciato nella zona di Galia il colpo di piatto di De Agostini, e poi è Casiraghi che ha cercato di lanciare Schillaci. Dunque vedete una Juventus ben disposta in difesa, ed ora c'è un fallo di Gischke, poi l'intervento di Galia gamba tesa, ma il fallo era del norvegese nei confronti di Casiraghi, che se la prende con Jansen, ma forse non ha visto che l'autore del fallo era il numero 4 Gischke. Ma probabilmente se l'è presa per quello che gli è stato detto, però non so se l'ha capito veramente. La cosa che rischia però è di stare a terra fingendo una botte, e poi a questa subitanea reazione invece contraria potrebbe anche giocare sulla personalità dell'arbitro, che potrebbe ammonirlo. Ancora la Juve con Alessio, buon lavoro di Alessio che va al cross, palla che viene deviata, e poi c'è l'intervento di Greiner e poi di Gischke. Abbiamo visto che qualche giocatore della Juventus si lamentava per un presunto fallo di mano, e in verità non è che dalla nostra postazione abbiamo potuto vedere in modo preciso quello che è accaduto nell'area del Colonia. Ma mi è sembrato che ci sia stato, e il giocatore tra l'altro non era molto vicino, e quindi potevano esserci anche gli estremi della volontarietà, anche perché il braccio non mi è parso che fosse lungo il corpo, ecco. Peccato che non ci è riproposto. Palla che nel frattempo è terminata in fallo laterale. 42 minuti nel corso del primo tempo, sempre 0-0 il risultato di questa partita. Ricordiamo anche che Juventus e Colonia non si affrontano per la prima volta nella storia delle loro avventure in Europa. Nella stagione 70-71 si affrontarono in semifinale, mentre c'è questo buon lavoro di Esther, ancora di Coppa UEFA. La Juventus vinse 2-0 a Torino e pareggiò qui per 1-1, e poi andò in finale, se non sbaglio Roberto, venne battuta poi dal Leeds nella finale di quell'edizione di Coppa UEFA. Attenzione perché c'è un lancio per De Agostini che comunque è finito in posizione di offside. Noi perdemmo quella Coppa senza aver perso nemmeno una partita, e perdemmo appunto anche la finale causa i gol fatti in trasferta, 2-2 a Torino e 1-1 in trasferta. Doverosa precisazione, mentre avanza Gilken che scambia con Hessler, che chiama in causa Jansen. Ancora Jansen, palla per Hessler, viene tenuto in gioco ancora Hessler, una serie di dribbling, attenzione Hessler, e poi la palla che viene respinta da Bonetti dopo che Greiner e D'Alessio, anzi e Napoli, siano praticamente scontrati nei pressi della porta. Comunque ancora bravo Hessler a creare, pericoloso questo rinvio di Bonetti che è un piccolo cross, perché la palla attraversa, fortunatamente l'arbitro ha fischiato anche il termine dei primi 45 minuti che passano così senza grossi patemi. 45 minuti di gioco, dunque 0-0, non ci sono state molte emozioni ed è meglio così, ricordiamolo ancora una volta. Ho ribadito prima che forse l'occasione più bella, anzi sicuramente era capitata a Casiraghi per una distrazione di Steiner. Comunque 0-0 al termine dei primi 45 minuti,
con la Juventus che va a riposo, potremmo dire, Roberto, con una certa tranquillità. Certa tranquillità, adesso c'è da aspettarsi qualcosa, aveva preannunciato un'aggressione immediata, adesso per esempio l'ingresso di questo Falco Goetz potrebbe essere imminente, un uomo d'area, un uomo di peso, un uomo che potrebbe, cominciando a far piovere cross dentro l'area, essere anche un po' pericoloso o determinante, e quindi c'è da aspettarsi qualcosa. Ecco che nel frattempo Nicola Kalatopoulos a bordo campo sta, Roberto, avvicinando i protagonisti. A te, Nicola. Roberto, scusa. No, aspetta un attimo allora. Ecco, siamo... Sì, Dario, scusa. Salvatore, una Pierluigi? Sì, adesso allora, una Juve mi sembra determinata, no? Dopo. Come vedete... Gigi, scusa, solo una battuta. Ecco, mi sembra una Juventus ben determinata, che non ha sofferto eccessivamente. Sì, mi sembra che l'occasione migliore l'abbiamo avuta noi. Ecco, i giocatori della Juventus sono abbastanza tesi, come avete visto, nonostante il risultato del campo confermi una buona partita per loro. Per il momento quindi da bordo campo è tutto, linea alla regia. Siete collegati nuovamente con Colonia, le squadre stanno entrando in campo. Vediamo un attimo... Rui, una Juventus che mi... solo una cosa, una Juventus che mi è sembrata molto ben disposta in campo, no? Sì, nel primo tempo stiamo giocando bene, chiudiamo bene, speriamo di approfittare adesso nel secondo tempo meglio contropiede. Ecco, proprio nel secondo tempo l'allenatore tedesco ha detto nel secondo tempo che il Colonia verrà fuori. Zoff cosa va detto a questo proposito? Ah, speriamo di no, noi facciamo la nostra stessa partita e speriamo di fare contropiede e fare qualche gol. Ecco, nonostante tutto una delle azioni più pericolose è stata proprio juventina, quindi va bene, dovete continuare su questa strada. Sì, credo di sì, speriamo alla fine adesso. Bocca al lupo. Ecco, da bordo campo è tutto, linea Bruno Longhi a Roberto Bettega per il secondo tempo. Bene, grazie Nicola, le squadre dunque hanno fatto la loro apparizione in campo sul terreno di gioco e c'è ovviamente il numero 13, che è un numero che dovrebbe essere il numero portafortuna per il Colonia, auguriamoci che non sia così, è il numero di Falco Goetz, il giocatore della Germania Est, giocatore che, ricordiamolo, viene messo in campo saltuariamente oppure a scartamento ridotto, ma è un giocatore che è il capocannoniere della Coppa UEFA al pari di Ridley con 6 reti. Premettiamo che l'abbiamo detto in diretta che sarebbe entrato Falco Goetz, nessuno ce l'aveva suggerito, ma a parte questo è un giocatore che ha fatto parecchi gol, è un giocatore che lo si può vedere, o almeno lo potete vedere tra poco, è dotato di una grossa stazza fisica, almeno molto potente, e quindi potrebbe essere una di quelle turbative anche dal punto di vista della marcatura. La Juve deve ridisegnarsi un attimino, mi pare che proprio Bruno stia colloquiando con Zoff a bordo campo sul come impostare adesso le marcature. Ecco, resta da stabilire, stiamo cercando proprio controllando i giocatori in campo, resta da stabilire chi è colui che ha abbandonato il terreno di gioco. Dovrebbe trattarsi, sì, del numero 3 Armin Goetz, per cui Ordenevic, che è stato proprio attaccato in questo momento fallosamente da Napoli, diviene il giocatore esterno di sinistra del Colonia, per cui un Colonia che ora propone Ilgner, Gilchen, Gieskesteiner, Greiner, Ressler, Rudi, Sturm, Janssen, Goetz e Ordenevic, Juventus che rimane invece con la formazione iniziale, quella composta da Tacconi, Napoli, Di Agostini, Galia, Bruno Bonetti, Aleinikov, Barros, Casiraghi, Alessio e Schillaci. In azione Estler, attaccato da Bonetti, ancora Estler, una stupenda finta ed è costretto all'intervento falloso Dario Bonetti. Ecco, mi pare che l'impostazione iniziale, dato rivediamo come sia svelto nel muoversi, che del resto con quella statura deve essere così. Galia impostato su Goetz, e intanto sarebbe bello vedere quello che succede centro area, l'assembramento spaventoso di uomini che c'è, è difficile trovare il salto anche per staccare. E batte Ordenevic di sinistro, colpo di testa di Bonetti, fa recupero della palla Steiner, retropassaggio per Gilchen. Ancora Gilchen con palla sventagliata nella zona di Estler, buono l'intervento di De Agostini che ha servito Schillaci, forse in posizione di offside a Rui Barros, fa bene a temporeggiare Schillaci, ancora Schillaci, il retropassaggio per Aleinikov, prende la mira Aleinikov, parte il tiro, palla che è stata respinta involontariamente ovviamente da De Agostini, ancora De Agostini, il dribble di Agostini in buona posizione, poi l'anticipo del giocatore Gieske ed è calcio d'angolo. Peccato, De Agostini pare stato quello che ha fermato prima il tiro, poi ha avuto questa palla da andare sul suo sinistro, poi con molta ingenuità il difensore tedesco ha cacciato la palla in calcio d'angolo quando ne era in possesso abbastanza
facilmente, quindi poteva sviluppare un'azione, almeno mantenerne il possesso. C'è il calcio d'angolo per la Juventus, il quarto della partita, il primo di questo secondo tempo, che viene battuto da Schillaci. Esce Ilgner a pugni a Lenikov. Ancora De Agostini che prova il tiro con palla, vedete che termina abbondantemente a lato, ha cercato di trovare l'angolino e di trovare anche il portiere ancora fuori dai pali, è andata male a Gigi De Agostini. Beh sì, ha tentato un tiro sicuramente non facile, anzi con poche possibilità di successo. Comunque è stato un tiro di alleggerimento, è andato un po' di pasticce qua, secondo me non so se c'era fallo di Barros, che intanto disturba anche la ripresa del gioco. Janssen, Gischke, lentamente Gischke, non trova nessuno sulla sua strada, vedete Alenikov che cerca di contrastarlo, poi Ordenevic, comunque a buon gioco la Juventus grazie ancora ad Alenikov. Olaf Janssen alle prese con Alessio, da questi a Gischke. Applausi del pubblico che evidentemente si accontenta di poco, parliamo del pubblico ovviamente della Colonia. Gilken prova a verticalizzare per Ordenevic che subisce fallo da parte di Napoli. Calcio di punizione per la formazione di casa. È il polacco Rudi, vicino a lui Ester, anzi Ester, che è divenuto decisamente il playmaker della formazione, che ha scambiato con Rudi che va al cross, cross che termina direttamente oltre la linea di fondo. Sì, c'è anche parecchia imprecisione da parte loro, anche in questa occasione direi che effettuare un cross giocabile, almeno col tentativo di giocarlo, non era così difficile. Ecco lì Paschi che sembra vuole dare dei consigli, mi sembra alquanto sconsolato per la prestazione che i suoi compagni stanno dando. Il rilancio di Tacconi, sempre 0-0 risultato, ha cercato Casiraghi di intervenire in gioco aereo, ora i giocatori del Colonia che si affidano a questi lunghi rilanci nel tentativo di trovare Sturm, ma vedete che il rilancio è stato facile preda di Tacconi. Tacconi, ecco che risponde con uguale moneta. Ed ora Ilgner. Requestler che viene a guadagnare il pallone nella propria tre quarti. Greiner, Rudi, Steiner, palla nella zona di Ester, aveva capito tutto De Agostini, abbastanza prevedibile. Steiner, giocatore molto lento e dalla fantasia sicuramente molto primitiva. Ancora Ester in dribbling ai danni di Bonetti, ancora Ester. Steiner che ha scambiato con Gischke, pallone per Sturm che entra in area, non ha problemi Bruno che controlla il giocatore che aveva tentato un'azione di sfondamento, mentre avete visto ancora una volta Dino Zoff tranquillo in panchina. Secondo tempo che non lascia intravedere quelle sfuriate che erano state ipotizzate quasi con certezza dal tecnico Christoph Daum. È stato un intervento falloso nettissimo di Gilken ai danni di Schillaci, ma l'arbitro lascia correre. Rudi che ha ricevuto da Ester, ancora Alenikov, grande tessitore nel centrocampo juventino. Schillaci, c'è Casiraghi che invoca il pallone, ancora Schillaci, prova il dribbling solitario e c'è un intervento falloso, questa volta forse era intervenuto sulla palla il difensore Gilken. Di qui dunque il calcio di punizione per la Juventus. Mentre... Sì, eccola qua, è andato sulla palla e poi sulla gamba però del giocatore. Direi che Schillaci aveva corso il rischio di veder vanificare un'azione di nuovo per il suo eccesso di possesso di palla. Fortunatamente invece ne è venuto fuori una delle sue occasioni preferite, un tiro da 22 metri. E con il suo destro potrebbe anche inquietare il portiere Ilgner. Ecco sulla palla Alessio, vicino a lui Schillaci, attenzione al destro, parte questa volta anche Schillaci, non colpisce bene il pallone, palla che è stata colpita male d'esterno ed è terminata lontanissima dai pali della porta di Ilgner.
purtroppo gli inquieti siamo stati noi in questa occasione, pensavamo, speravamo in un tiro certamente più pericoloso. Ordenevic, ed ecco Steiner. Sei volte il Colonia si è confrontato nelle competizioni europee con formazioni italiane, una sola volta ce l'ha fatta a spuntarla contro la Roma, accadde molti molti anni fa, circa 30 anni fa. La Roma, Roma e Colonia si sono affrontati tre volte, due volte ha avuto la meglio la squadra giallorossa e solo in quell'occasione ha avuto la meglio il Colonia. Dicevo, Colonia che poi è stato eliminato dall'Inter nell'84-85, Inter protagonista di una splendida vittoria qui al Müngersdorfer per 3-1 nonostante la formazione. Allora, mentre rivediamo l'azione, sono andati sulla palla tutti e due, si sono carambolate la palla tra i loro piedi, poi naturalmente in scivolata sono andate anche in contrasto con le gambe di Ordenevic. L'arbitro ha punito un calcio di punizione e sono sempre pericolosi da questa posizione. E batte Hessler, attenzione, palla sulla barriera, ancora Hessler, poi l'intervento falloso dello stesso Hessler ai danni di Alessio, si scusa Hessler nei confronti del compagno di squadra, tra virgolette ovviamente, calcio di punizione per la Juventus. Comunque concludo brevemente l'argomento di poc'anzi dicendo che l'Inter aveva vinto giocando in 10 uomini per espulsione di Ferri avvenuta dopo pochissimi minuti, aveva vinto 3-1 qui contro il Colonia nell'84-85, conclusione veramente di una partita memorabile. Ma torniamo a parlare di questa Colonia-Juventus, risultato sempre di 0-0, Tacconi che ha rilanciato, poi Greiner che ha respinto, intervento fallosissimo di Steiner a gamba tesa, si lamenta anche il capitano del Colonia, ma inflessibile il direttore di gara. Sì, loro hanno invertito sui rinvii di Zov la marcatura, Steiner si prende Casiraghi e il Ghiz va a fare il libero, poi immediatamente l'azione assume uno sviluppo e riportano la situazione naturale. Ecco Napoli, colpo di testa di Gilken, poi Falco Götz che finalmente prova a toccare il pallone, in azione Janssen, c'è stato forse uno scontro nella tre quarti campo, sulla tre quarti campo, vediamo che la panchina del Colonia si alza, Libarski Daum. E mi pare che l'arbitro sia stato invitato o stia andando a parlare con il guardaline, non credo che abbia visto molto, come del resto sinceramente non ho visto nemmeno io quello che è successo tra Bruno e Sturm. Rivediamo se da questa angolazione si riesce a vedere qualcosa, ma sono fuori quadro i due giocatori, qua c'è l'azione che si stava sviluppando, vedete che nel passaggio che Sturm era già in terra e vediamo che sta muovendosi, purtroppo per fortuna è un cartellino giallo. Dunque un cartellino giallo per Pasquale Bruno dopo l'ammonizione comminata a Galia al 31esimo del primo tempo, ora al 10° della ripresa c'è questa nuova ammonizione per Pasquale Bruno. Andiamo a vedere un pochino la situazione di Bruno. No, Bruno, ecco, era già ammonito, per cui nella finale dovrà ovviamente essere assente. Mentre ancora il Colonia l'assalto, palla che è stata respinta da De Agostini, rimessa in gioco, mentre vedete ancora una volta Dino Zoff, rimessa in gioco per la formazione di casa. Rudi, un colpo di testa da parte di Steiner per un altro da parte di Bruno, poi Gischke, un pallonetto a cercare Hessler, ancora Hessler, esegue molto bene il compitino che in verità non era molto facile, palla per Janssen, ancora Janssen che sta per entrare in area, prova il cross, poi Steiner goffo nel suo intervento, permette alla difesa juventina di salvarsi a buon mercato. È il momento che la Juve però dovrebbe riuscire a tenere un attimino indietro, a rendere questo è molto bello, fuori gioco nettissimo di tutti e due i giocatori. Direi che dovrebbe riuscire a allentare un attimo questa pressione che non sta diventando pericolosa ma sta diventando un po' opprimente. Si deve riprendere ovviamente, palla che era ancora in movimento. Sale l'incitamento del pubblico di casa nei confronti dei giocatori del Colonia. Risultato che è sempre di 0-0 quando siamo al 12° minuto del secondo tempo. Ed ecco Rudi
praticamente si dribbla da solo il polacco, poi Alenikov che va a cercare Schillaci in buona posizione, Schillaci davanti a lui Gischke, ancora Schillaci, va al tiro, attenzione c'è una deviazione, la parata in due tempi di Bodo Ibner, e diciamo che questa era una situazione decisamente favorevole alla Juventus. Se fosse stato in Schillaci avrei puntato prima quell'uomo e tentato di dribblarlo più decisamente, invece è andata la conclusione dai 18-20 metri, e un po' la deviazione che poteva rendere pericoloso, ma anche rallentata la velocità del tiro, e quindi la pericolosità si è ammosciata veramente molto. In azione ancora il Colonia con una palla per Janssen, una buona guardia, vedete, con il corpo di Agostini, e vediamo poi che sicuramente verrà concesso un calcio di rinvio alla Juventus, anche se ci sono le proteste da parte dei giocatori del Colonia. Sempre 0-0 quando siamo al 13° minuto del secondo tempo e quando Stefano Tacconi sta per effettuare un rinvio. Schillaci alle prese con Gilken, palla in fallo laterale, rimessa in gioco per la Juventus. Non si è ancora visto fino a questo punto Falco Götz, ricordiamo ancora capocannoniere al pari di Ridley della Coppa UEFA. Casiraghi ha tentato di fare la sponda, ha colpito male il pallone, poi Sturm, poi c'è uno scontro tra Janssen e De Agostini, beneficia di questa situazione Hessler, ancora Hessler che punta diagonalmente, ancora Hessler in dribbling, prova il tiro, attenzione, e la parata di Tacconi. E questo è veramente un grosso giocatore, però ti è costretto a fare troppo, ha fatto 50 metri di campo, ha chiuso, ha calciato in equilibrio instabile come vedete, e da molto lontano, non poteva essere eccessivamente pericoloso. Ancora bravo Casiraghi a fare la torre per Schillaci, che è stato decisamente sfortunato nell'aggancio. Gilken, questi è Gischke, avanzata del norvegese, scambia con Greiner, macina gioco il Colonia, ma fino a questo momento la pericolosità non si è mai fatta vedere nelle azioni dei giocatori tedeschi. Greiner sulla sinistra per Ordenewitz, colpo di testa in buona posizione Galia, scambia con Napoli, lezioso e delizioso pallonetto per Alessio, poi Rui Barros che riesce ad arrivare sulla palla temendo di cadere, di non ritornare sul pallone, lo ha calciato favorendo così il disimpegno dei giocatori del Colonia, che tentano un'altra sortita ora con Gischke che ha ricevuto da Steiner, ancora Hessler, lo attende De Agostini, scambia con Steiner attaccato da Barros, questo è Janssen, fortunato Janssen, stava per entrare in area, si prosegue. Greiner, apertura sulla destra per Steiner, davanti a lui De Agostini, ancora Steiner, prova un cross, palla calciata in qualche modo, e poi c'è stata la respinta, ed ora Casiraghi alle prese con Gilken, ma alla meglio, l'unico difensore in questa situazione ovviamente del Colonia. Ordenewitz parte in dribbling, c'è il fallo poi di Casiraghi e calcio di punizione guadagnato dall'ex giocatore del Werder Brema. Ricordiamo che nella panchina del Colonia, oltre a Dressen e Igl, c'è anche un certo Uwe Rahn, giocatore che avrebbe dovuto fare sfracelli quando era stato acquistato dal Colonia, mentre ora il gioco è fermo per un incidente capitato, se non vado errato, a Dordenewitz. Ecco, rivediamo ancora la caduta a Dordenewitz, dunque per la ripresa del gioco, appuntamento tra qualche secondo. Ed ecco che si è rialzato Frank Ordenewitz, nulla di grave per questo giocatore, e calcio di rinvio che viene affidato a Capitan Tacconi. Quarto d'ora che è già passato abbondantemente, siamo al 17° di questo secondo tempo, sempre 0-0 tra Colonia e Juventus. Casiraghi
Ancora Casiraghi, buono il ritorno di Rudi, per l'arbitro si tratta di calcio di punizione. Alessio sulla palla, c'è Bonetti, mentre rivediamo ancora l'intervento di Rudi, forse si era aiutato con le mani, ecco, prima dell'impatto piede pallone. Dicevo, c'è Bonetti che si porta al limite dell'area, palla alta calciata da Alessio, la respinta di Greiner, poi a Rudi che in qualche modo era riuscito ad allungare la traiettoria della sfera. Ci sono in fuorigioco secondo i guardaline due giocatori, forse era Barros che era rientrato. Comunque vediamo Totò Schillaci. Va bene, fatto spostare il punto, la posizione di battuta del fuorigioco, perché centralmente ovviamente c'era il fuorigioco più evidente. Gilken. Ancora Gilken che ha scambiato con Hessler. Si ripropone il tema. Steiner. Ancora Steiner. Salta Barros, poi c'è una palla per Sturm in area. Ancora Sturm. Attenzione, il cross, l'intervento di Dario Bonetti e poi la palla che viene spedita involontariamente ma definitivamente in calcio d'angolo, ed è il corner numero 4 per il Colonia, 4 neanche battuti la Juventus. E Aster che si appresta a battere dalla destra dello schieramento della formazione di casa, palla altissima, colpo di testa ancora di Bonetti e traiettoria del pallone che viene allungata fino a terminare in fallo laterale. Jansen, Rudi, prova Rudi ed è Alejnikov che respinge il pallone oltre la linea di fondo ed è ancora calcio d'angolo. Sta salendo di tono la pressione del Colonia, ma è un Colonia che riesce soltanto a guadagnare dei tiri dalla bandierina. Ecco il corner battuto da Rudi. Gischke, intervento stranissimo quello di Gischke, alle sue spalle c'era liberissimo Ester. Vediamo il giocatore norvegese che rientra nella sua posizione di partenza, definiamola così. Comunque Juventus che non corre assolutamente rischi. Questo Gischke avrebbe avuto una bella posizione di partenza, io già seduto nella panchina che è nascosta agli occhi anche dei telespettatori. Steiner e Casiraghi, ha avuto la meglio Casiraghi che è riuscito a servire Schillaci e poi si spegne l'azione offensiva della Juventus mentre i giocatori del Colonia cercano di fraseggiare ancora una volta con il solito asse Gilken. Hessler, ancora Gilken. Gischke, Greiner, controllo difficile, arriva in suo soccorso il direttore di gara che punisce l'intervento di Barros, anche se dal punto di vista squisitamente tecnico andava punito anche lo stop sbagliato del giocatore tedesco. Ma direi che tu sostanzialmente però la partita, tolto qualche scontro, non si è rivelata troppo cattiva, quindi è abbastanza facile da gestire per l'arbitro. Batte Ordenevitz, palla lunga, facile preda per Tacconi ed è pronto il rilancio a cercare Barros. In verità il pallone era difficile da guadagnare. Olaf Jansen lo fronteggia, De Agostini, il colpo di tacco per Hessler. Ancora Hessler, palla in area, Galia, qualche difficoltà a causa del rimpallo, poi c'è una conclusione di Steiner e parte ora il contropiede della Juventus. Ancora Gilken comunque che è in vantaggio, è il nuovo libero in questa situazione in cui il Colonia sta giocando il tutto per tutto, portando Steiner come punta di sfondamento a fianco di Sturm. Ancora Steiner. Sono queste palle sporche che possono essere pericolose. Hessler, avanzata di Hessler, vedete che anche Hessler si impappina, poi c'è una conclusione di Greiner ed è ancora calcio d'angolo, il calcio d'angolo numero 6 per il Colonia, 6-4, mentre vedete inquadrato Frank Greiner, giocatore di 23 anni, per lui un solo gol in Bundesliga da quando gioca in Bundesliga, non in questa stagione. Ed ecco il calcio d'angolo che viene affidato a Rudi. Palla calciata bassa, c'è una deviazione pericolosissima, diciamolo francamente, da parte di Olaf Jansen e nessuno è riuscito ad avventarsi sul pallone.
che fortunatamente è terminato in fallo laterale dalla parte opposta al punto di battuta di Rudi. Il rilancio è di De Agostini, direttamente in fallo laterale. De Agostini, ricordiamo, segnò un gol a lui molto caro, ma anche agli sportivi italiani, in occasione dei campionati europei 1988 contro la Danimarca. Realizzò uno dei due gol di quella partita, il suo secondo gol in nazionale. Ma è ancora il Colonia che preme, attenzione, la palla viene bloccata con grande classe da Stefano Tacconi sul cross dalla destra di Olaf Janssen. Ancora una volta un cross teso e forte di collo pieno invece che un cross a cercare i compagni. Direi però che la Juventus adesso sta subendo un attimino troppo. Schillaci, bravissimo, si libera di tre avversari, inseguito da Steiner. Vedete che corpo a corpo alla meglio il giocatore sicuramente più potente, mentre parte Ordenevitz ed è bravo Galia ad intercettarne l'incedere, spedendo la palla in fallo laterale. Ordenevitz ancora. Juventus deve cambiare qualcosa, vediamo che Zoff sta probabilmente correndo ai ripari. Ordenevitz va al cross, il colpo di testa di Pasquale Bruno. Greiner, poi Rui Barros, c'è il fallo involontario, cercava la palla, anche lui ha trovato le gambe di Rudi, e il calcio di punizione a favore della formazione di casa, mentre c'è uno scontro tra Greiner e Rui Barros. Sì, ci ha rubato il tempo, Barros ha fatto fallo, poi cercava di fare un attimo non riprendere il gioco. E da qua ne è scaturito questo battibecco. Intanto l'allenatore tedesco sta cercando di allargare la Juventus tenendo molto largo Ordenovic proprio sulla linea del fuori. Eisler largo dall'altra parte, intanto Eisler va al tiro e tenendo le due punte centrali Sturm e Goethe. Ed è proprio Eisler che si appresta a battere questo calcio di punizione quando siamo al 24esimo e c'è la parata di Tacconi. Era una palla velenosa, molto bravo Tacconi a tenerla, a non farsela scappare, perché gli ha battuto non più di 3 metri davanti, con questo terreno anche reso scivoloso dalla pioggia del primo tempo, poteva veramente diventare pericoloso. Ancora Eisler. Dische che ha dato a Steiner. Prova a lanciare lungo Steiner. Dicevo prima che un giocatore privo di fantasia, senza grande tecnica, mentre vediamo Rui Barros che ha cercato di arrivare sul pallone. Purtroppo per lui il rimpallo non è stato favorevole e beneficia così la Colonia di questo calcio di rinvio già effettuato da Ilgner, che ha scambiato con Dische. Steiner. Ancora Dische. Il lancio è lungo a cercare Greiner, vedete che aumenta a dismisura la velocità del pallone a contatto con il terreno bagnato dalla pioggia, mentre è terminato a terra il giocatore Greiner, che è tutto andato a finire contro un cartellone pubblicitario, mentre vediamo anche questa immagine abbastanza emblematica, un ragazzino che era annoiato nell'assistere alla partita, alle sue spalle un giocatore della Juventus che si sta scaldando. Si tratta di Salvatore Avallone, parliamo ovviamente del giocatore della Juventus. Gilchen. Comincio a pensare che Zoff possa anche a questo punto togliere una punta magari per mettere un centrocampista in più, in quanto veramente non riesce più l'attacco, la squadra juventina a impensierire un attimo, tolto qualche disattenzione come questa che possono commettere i difensori, e quindi cerca di dare un contributo maggiore di contenimento. Sono 26 minuti di gara nel corso di questo secondo tempo, sempre 0-0. Rudi prova a cercare sulla destra Eisler, bravissimo Eisler ad addomesticare il pallone, va al cross e guadagna ancora un calcio d'angolo che vedremo tra pochi istanti. È Thomas Eisler che si appresta a battere il settimo corner per la sua formazione quando siamo al 26esimo minuto. Ancora Eisler,
ancora un cross, una deviazione e poi il colpo di testa di Pasquale Bruno, ed è ancora calcio d'angolo. Dicevo prima che sta facendo collezione di corner il Colonia, siamo arrivati a 8, la Juventus ne ha battuti 4, sta premendo la formazione tedesca, ma la Juventus non sta correndo rischi fino a questo momento, auguriamoci che sia così fino alla fine. Ancora un corner, il colpo di testa, attenzione che la deviazione era di Steiner e la palla è terminata di poco a lato. È vero che non sta correndo pericoli veri o grossi, cioè frutto di azioni costruite, però tutti questi calci d'angolo, queste palle buttate in mezzo possono anche dare origine a una palla brutta. Intanto c'è stato nello scontro, mi pare, Casiraghi che sia a terra, avevi detto che l'avevano visto uscire già con il labbro sanguinante, mi sa che abbia preso ancora una botta da qualche parte, non so se sul naso ancora o sullo stomaco, comunque su quelle mischie lì poi i contatti fisici diventano ordinaria amministrazione. Ecco, vedete a terra Gigi Casiraghi, mentre Christoph Daum si sta sottoponendo a delle interviste estemporanee, probabilmente da parte di un collega della radio tedesca, mentre sta cercando ora di affidarsi anche alla carta Uverana. Dicevo prima di questo giocatore che ha al suo attivo 88 gol in Bundesliga, giocatore di 28 anni, giocatore che aveva fatto parte anche della rosa della nazionale, aveva giocato diverse partite in nazionale, giocatore che è stato acquistato quest'anno dalla Borussia di Mönchengladbach, giocatore che verrà messo in campo forse al posto di Greiner, diciamo forse perché la sostituzione ancora non è stata effettuata. Ed è Tacconi che rilancia, stoppa Hessler, calcia male Alessio, Ordenevitz e Napoli, e poi ancora Napoli che alleggerisce verso il portiere Tacconi. Fischi del pubblico, ma non ci pare sia il caso di assolvere l'atteggiamento dei tifosi, visto che la Juventus, allorché è stata sulla difensiva, l'ha fatto soltanto perché è costretta dagli avversari. Una Juventus che non ha proposto i soliti contrattacchi, contropiedi delle altre gare, una Juventus che comunque ha giocato la sua gara diligente. Intervento nel frattempo in chiusura di Bonetti ai danni di Greiner, mentre c'è la sostituzione che viene richiesta dalla panchina del Colonia, e c'è ancora un intervento di Greiner, palla che si impenna e poi Bonetti che dà il tocco di grazia al pallone che finisce oltre la linea dell'out. Ecco dunque che viene effettuata questa sostituzione, è Rudi, Andrei Rudi, il giocatore che viene invitato ad abbandonare il terreno di gioco, al suo posto, come avevamo preventivamente annunciato, Uwe Rahn. Sì, penso che sia un'altra, ormai ha capito l'allenatore tedesco che è soltanto più un fatto di buttare palle in mezzo in qualche cross, e quindi cerca di inserire un'altra torre, un altro potenziale colpitore, anche perché complicare ancora di più in marcatura proprio da Juventus. E qui siamo sul 1,84 m, c'è già Steiner 1,82 m, mentre vediamo Hessler che prova il cross, Greiner è in posizione buona, Falco Götz si impappina e guadagna soltanto un calcio d'angolo, veramente scampato pericolo, è proprio il caso di dire scampato pericolo. E ha controllato male questa palla, gli è finita sugli stinchi, ma questo controllo, c'è stato anche il contrasto di Napoli, intanto un colpo di testa, e le mischie si susseguono adesso, hanno dei grossi saltatori, almeno dei potenziali grossi saltatori. Bisogna che Zoff anche riesca a disporre un attimino le marcature nuove. Ecco, vedete Dino Zoff che sta seguendo in piedi questo ultimo quarto d'ora di questa partita. 15 minuti, qualcosa di meno, dividono la Juventus dalla qualificazione alla finale della Coppa UEFA. Una finale europea, dicevo prima, che manca da 5 anni alla società bianconera, dalla finale della Coppa dei Campioni 1985. Comunque continua nel suo assalto la squadra di casa, buono l'intervento in scivolate di De Agostini, mentre due giocatori del Colonia e Schillaci cercano di arrivare sul pallone, ma il velocissimo Gilken in netto anticipo. Da Ilgner a Ordenevitz. Palla buttata nel mucchio a cercare la testa di Götz, di Falco Götz, o la Fiansen.
ancora Jansen, il tocco è per Hessler. L'apertura è sulla sinistra per Ordenevic, che manca lo stop, regalando così un prezioso pallone alla Juventus. Era liberissimo Ordenevic. Alenikov, inseguito ancora da Ordenevic, che commette fallo. L'arbitro giustamente accorda il calcio di punizione alla Juventus. È stato molto furbo Alenikov, quando ha visto l'avversario in superamento si è leggermente allargato verso, intanto Bay Park e Brio, vedete che si sta scaldando proprio perché ha qualche problema in marcatura. La libertà di Ordonez prima era che Napoli era andato a prendere rang in mezzo e aveva trascurato logicamente un avversario. Steiner, Jansen e poi Bonetti. Schillaci, ancora Schillaci inseguito da Hessler, poi è Falco Götz che ha cercato di guadagnare il pallone, poi il rilancio di Galia tra le braccia di Ilgner. Ci sono dei segni di Zoff a bordo campo. Zoff ha incrociato le dita per invitare i suoi difensori a cambiare la marcatura, a scambiarsi la marcatura. Ancora Jansen, palla per Steiner, prova Steiner, guardate dove ha tirato questo giocatore, definiamolo tiro, non sappiamo se è giusto definirlo così, comunque palla che è terminata lontanissima dai pali della porta di Tacconi. Sì, adesso il Colonia sta rischiando qualcosa, gioca senza battitore libero assolutamente, gioca marcatura uomo su uomo, quindi in superiorità numerica. La Juventus sta anche soffrendo un attimo questa marcatura del nuovo entrato, che Rana in partenza d'azione si schiera a centrocampo come Rudi, ma poi immediatamente si propone di fianco a Sturm e a Goetz. Azione di Giske, Greiner, Hessler, cerca di fuggire sulla sinistra Uwe Rahn e cerca di trovarlo Hessler, ha intercettato molto bene Napoli, ma c'è l'errore poi di Alessio. Ancora Hessler, Jansen, ancora una serie di tentativi di dribbling, gli ruba la palla Rui Barros che può ripartire, ha cercato il lancio su Schillaci, buon gioco da parte di Gilken. La Juve dà segni di pericolosità, anche se forse il momento più difficile della sua partita. Ordenevic, Greiner, buono l'intervento di Bonetti, poi ancora Barros e c'è un calcio di punizione accordato alla Juve dall'ottimo arbitro Petrovic, ingegnere jugoslavo di 38 anni che ha già diretto ai mondiali dell'86 e arbitrerà anche ai prossimi mondiali 1990. Vedete il fallo nettissimo di Jansen ai danni di De Agostini e viene ammonito anche il giocatore tedesco che già figurava nell'elenco degli ammoniti. Non andiamo oltre con questo discorso. C'è un calcio di punizione mentre rivediamo ancora De Agostini trattenuto per la maglia da Jansen. Schillaci, Galia, retropassaggio di Bruno per Bonetti che chiamerà presumibilmente in causa Tacconi. Falco Götz ha tentato di disturbare Tacconi che si era cavato con un sorriso. Gilken, che è proprio diventato ormai libero della formazione di casa quando siamo al 35esimo minuto, 34 minuti e 30 secondi. Hessler, ancora Hessler, velocizza sulla destra per Jansen, palla ancora per Hessler, Jansen ancora, superato Barros, costretto, vedete, il Colonia tentare l'avvicinamento per via orizzontale, mentre Ordenevic che ha tentato ora un dribbling su Alessio, dribbling che non gli è riuscito, rimessa in gioco che viene effettuata dallo stesso Ordenevic. Di testa Rahn, poi c'è una respinta di Bruno, momento un po' di caos all'interno della difesa bianconera. Jansen, intervento di Alessio, tutto regolare. Il primo intervento era di Alenico, il secondo di Alessio.
è buona la situazione. Casiraghi parte, contropiede velocissimo di Casiraghi, c'è lui Barros al centro, ancora Casiraghi, attenzione, entra in area, c'è il cross e si salva in calcio d'angolo con Estler il Colonia, calcio d'angolo che rivedremo tra pochi istanti. Ed è calcio d'angolo dunque per la Juventus, mentre sale al cielo l'incitamento dei tifosi della vecchia signora, ed è Alessio che si appresta a battere questo corner, il calcio d'angolo numero 6, mentre il Colonia ne ha battuti 9, mentre vediamo Rui Barros, autore pure lui di una fuga al centro area, verso il centro dell'area, si aspettava il passaggio di Casiraghi che non è arrivato, comunque uscita di Bodo Ilgner e pronto rilancio per Sturm alle prese con Napoli. Addomestica il pallone Napoli, poi Sturm interviene in modo decisamente buono per la sua squadra, c'è un cross a cercare Uveran, colpo di testa di Barros, Bonetti, il lancio è lungo per Casiraghi ma c'era in posizione di fuorigioco Totò Schillaci. Controlliamo il cronometro, sono 8 i minuti che mancano al termine di questa partita, sempre 0-0 il risultato, che va benissimo alla Juventus che si sente sempre più vicina a questa che sarà una finale tutta italiana della Coppa UEFA, un inedito dunque, ma vediamo ancora che cosa accadrà in questa parte finale. Gilken, attenzione, la parata di tacconi su questa botta di Gilken da non più di 5-6 metri. Deve stare molto attenta però la Juve, non mi pare che abbia inquadrato molto bene le marcature, Ordonevic parte sempre in libertà e oltre ad attirarsi poi immediatamente un avversario libera un compagno, in questo caso il terzino destro che fortunatamente ha scaricato il destro addosso a Tacconi. Ancora Gischè, sempre risultato di parità, sempre 0-0, c'è un tentativo, vedete, di Steiner, tentativo forse di colpo di tacco, era comunque inspiegabilmente libero il giocatore che, come abbiamo più volte ribadito, non è che sia dotato di grande sensibilità agli arti inferiori e questa volta ha goffamente mancato l'impatto col pallone. Rinvio di tacconi mentre controlliamo sempre l'orologio. Greiner, Ordenevic, una deviazione, una palla che arriva in area, attenzione, tacconi in anticipo su Sturm, abbiamo quasi accompagnato con il fiato sospeso questo pallone che è terminato tra le braccia di tacconi, ma c'è anche l'intervento dell'arbitro che punisce il tentativo di Ralf Sturm, eccolo, lo rivediamo ancora, 21enne attaccante figlio d'arte, suo padre Hansi Sturm aveva militato pure lui nel Colonia negli anni 60. Il rilancio di tacconi in zona franca, definiamola così, visto che non c'è nessuno, non ci sono giocatori del Colonia, giocatori della Juventus, ed è Estler che sta per effettuare la rimessa in gioco. Indiscrezioni giornalistiche indicano in 30 milioni il premio di qualificazione per la Juventus che va ora in attacco con Rui Barros. Il rilancio di Ilgner, Bonetti, Olaf Janssen, una palla scagliata verso l'area bianconera, un colpo di testa di Bonetti e poi Galia. Non si fanno complimenti in questo momento della partita e ovviamente anche in questa parte del terreno di gioco. Accelera sulla sinistra De Agostini, inseguito da Janssen, ancora De Agostini, potrebbe andare al cross, sono ovviamente in sovrannumero i giocatori del Colonia e riescono a cavarsela senza problemi. Sì, la partita si è proprio spezzata in ogni senso, staticamente come ruoli, vedete Steiner che fa il centravanti anche lui, praticamente fisso, è tutto un cercare di far arrivare la palla nell'area avversaria il più in fretta possibile. Estler, azione di Estler, la palla per Janssen, il colpo di testa di Falco Götz, mentre Uveran cerca disperatamente di andare a toccare il primo pallone da quando è entrato sul terreno di gioco, mentre Casiraghi è stato autore di un brillante spunto, attenzione, tre giocatori della Juventus contro due, è Barros che vuole la palla, peccato che forse gliel'ha data un po' arretrata Schillaci, ancora Barros, sta per entrare in aria, va al tiro e para Ilgner.
Bonetti. La fretta a volte è cattiva consigliera, anche per chi deve cercare di fare gol e recuperare. Questo buttare via la palla da parte del portiere agevola sicuramente la Juventus, oltretutto la stanchezza comincia a farsi sentire su entrambi i fronti. Meno di 5 minuti al termine. Alessio in buona posizione, entra in area, può preparare il sinistro, va al tiro e c'è un fuorigioco. Schillaci, ancora una buona situazione, una situazione favorevole per la Juventus. Rivediamo ancora il lavoro di Alessio, vedete il tiro incrociato e Schillaci comunque in posizione di offside che non è riuscito ad arrivare sul pallone. Lancio lungo ancora, colpo di testa di Sturm. Alessio, Greiner, Alejnikov, Gilchen, Alejnikov, Giske, De Agostini. Vedete il fallo nettissimo di Falco Götz, ovviamente cercano di arrangiarsi i giocatori del Colonia che lasciano ormai tutto al caso, all'improvvisazione, si affidano più che altro al destino. Vediamo che nervosamente il tecnico Daum si alza e si siede, mentre Dino Zoff è tranquillo in panchina. Se è lecito dire che si può essere tranquilli quando mancano meno di 3 minuti al termine della gara. 0-0 tra Colonia e Juventus. Juventus vicinissima dunque alla finale di Coppa UEFA. Un lancio lungo, Bonetti alle prese con Sturm, retropassaggio per Tacconi. Sventolio di bandiere sugli spalti del Nungersdorfer. Casiraghi, Ran, primo pallone toccato da Ran, scambia con Janssen, palla lunga a cercare Falco Götz, Galia, Rui Barros, ecco Schillaci alle prese con Gilchen che gli mette il pallone in fallo laterale, ma mi pare che l'arbitro voglia assegnare un calcio di punizione alla Colonia perché Schillaci si sarebbe aiutato con le mani. Ecco il pallone che spiove in area, c'è il colpo di testa di Greiner, attenzione a Falco Götz che invoca il calcio di rigore, o perlomeno lo invocavano coloro che compongono la panchina, e l'arbitro con un gesto molto eloquente ha indicato l'atteggiamento di Falco Götz spiegando che si sarebbe tuffato. Bonetti, ottima l'elevazione, la Juventus che riparte. Ecco Di Agostini sul binario di sinistra, è libero centralmente Barros, ancora Di Agostini, ha cercato di saltare Greiner, palla che è terminata in fallo laterale, la rimessa in gioco dovrebbe essere a favore della Juventus. Tripudio ovviamente da parte dei tifosi bianconeri sugli spalti, sventolio di bandiere, meno di un minuto al termine e Zoff sta procedendo alla logica sostituzione. Sergio Brio sta per entrare in campo al posto di Totò Schillaci. Sostituzione ovviamente logica all'89esimo, in quanto poi la palla nella metà campo avversaria, Schillaci è dall'altra parte del campo. Io direi che questo ultimo minuto tranquillamente sta trascorrendo. Ecco Schillaci che lemme abbandona il terreno di gioco, ovviamente per regolamento è anche costretto a portarsi all'intersezione tra la linea mediana e quella dell'out, laddove c'è il guardaline, ed entra in campo Sergio Brio. E la Juventus ha già battuto questa rimessa in gioco con Rui Barros che se ne va, entra in area, ancora Rui Barros, attenzione, è in buona posizione Rui Barros, va al tiro invece che servire Casiraghi, poi Alejnikov, e c'è la conclusione poi, se non vado errato, sì, di De Agostini di destra, palla lontanissima dai pali della porta di Bodo Ilgen, ma nulla importa, non fa niente se De Agostini ha tirato male, ha tirato a lato. Il Colonia è costretto ad accelerare, è già scaduto il 90esimo, sempre 0-0 risultato. Colpo di testa, perde la palla Barros, Napoli, Ordenevitz, una fiondata a cercare Steiner, attenzione a Steiner in buona posizione, Steiner, grande parata di Tacconi, grandissima parata di Tacconi sulla conclusione di Steiner, a tempo praticamente scaduto. Fortunatamente la conclusione era alta, cioè non era raso terra, e Tacconi ci ha posto veramente una pezza, e come riesce a girarsi bene nonostante la pressione di Brio,
E se la palla era a terra sarebbe stata diversa. Tanto vediamo questo ennesimo calcio d'angolo che si va a ripetere. Ancora corner, due corner ancora notiamo sul nostro taccuino, sono 11 per il Colonia. La partita dovrebbe essere finita. L'assalto conclusivo in tempo ormai scaduto da parte della squadra di casa, batte Ester, palla che si impenna, Falco Goetz è alta sopra la traversa e probabilmente l'arbitro, dopo aver controllato il cronometro, manderà tutti negli spogliatoi. No, si deve giocare ancora. No, ma non fa riprendere il gioco, sicuramente non fischierà, difficilmente fischia con una palla inattiva così, tanto non è assolutamente a danno della Juventus. Tacconi può perdere altri 10 secondi, poi rinviare a metà campo, intanto vediamo che c'è un battibecco in mezzo al campo e ancora Sturm che va a provocarlo, intanto sono tutti secondi che giovano la Juventus. Ed ecco l'arbitro ancora una volta controlla, vedete la lancetta dei minuti, anche dei secondi, farà battere Tacconi e presumibilmente fischierà la fine, auguriamoci che sia così. Casiraghi, ancora Casiraghi, termina a terra, l'arbitro assegna un calcio di punizione alla Juventus. Si va comunque stranamente oltre il tempo regolamentare di un paio di minuti, sempre l'arbitro che sta controllando il cronometro, è lui il protagonista, da lui sembra dipendere. Ecco che è finita in questo momento, la Juventus esce imbattuta, è 0-0, esce imbattuta qui dal Müngersdorfer di Colonia. Grandi abbracci con Dino Zoff, in ginocchio Tacconi che si sta abbracciando a tre quarti campo con un compagno di squadra, dovrebbe essere Gigi De Agostini. Un successo, è un pareggio ma è un grande successo per la Juventus e l'Italia per la prima volta porta due squadre in finale di Coppa UEFA. Roberto, diciamo che il Colonia ha fatto molto di più come ci si aspettava in questo secondo tempo, ma il risultato è giustissimo. Ma direi che si è reso pericoloso nel finale un po' con le mischie, un po' per quel grande tiro di Steiner a cui Tacconi si è opposto in modo più che egregio, e direi che è proprio un grosso successo oltre che per la Juve, per il calcio italiano. Chissà che la serata, intanto Nicola credo che possa, cerchi di catturare qualcuno e ti diamo Pasquale! La linea. Pasquale! Ecco, siamo qua con Pasquale Bruno, una grande soddisfazione, la Juve in finale, un'ottima partita. È andata in finale la squadra più forte, è impossibile che uscisse una squadra che aveva fatto 6 vittorie consecutive in trasferta. E il giusto premio a questa volontà è una grandissima persona, Dino Zoff. Anche se in secondo tempo poi il Colonia vi ha fatto soffrire, no? Era logico perché loro dovevano far gol, però questa è una grandissima squadra. Grazie. Allora rimaniamo sempre collegati qui a bordo campo. Dobbiamo aspettare Dino Zoff, intanto penso che la regia possa staccare sui tifosi juventini in grande tripudio. Ecco, dicevamo, sono venuti numerosi qua a Colonia. Vediamo Stefano.